un'occasione importante perché la platea più attenta possibile, comunque la platea che ha dei ruoli anche nell'ambito di quelli che sono i processi di ricostruzione. Ciascuno di noi, vedo, per un motivo o per un altro, è un piccolo tassello di un grande progetto. Direi quindi siamo passati nella fase della progettazione, cioè quindi il finanziamento c'è e sono passati nella fase della progettazione. La progettazione richiede tempo. Non pensate che si possa partire con i cantieri senza fare i progetti. E la fase della ricostruzione prevede appunto prima la messa in sicurezza, successivamente la normativa che consente tutti i contributi, tutte le provvidenze, tutte le fasi necessarie anche burocratiche, poi che hanno un ostacolo alla ricostruzione ne parleremo. E poi c'è la fase della progettazione. Sono tutti fatti necessari e assolutamente preliminari rispetto alla cantierizzazione. Su questo devo dire che ci può essere un invito alla sollecitudine. Su questo lasciatemelo fare. Siamo in un'ottica costruttiva oggi, però devo dire che rispetto a quando lo Stato ha deciso di mettere a disposizione, di bloccare dei fondi, perché ciò avvenisse, oggi di attività, direi, visibile per i cittadini ancora non c'è. Io so però che c'è una forte, una grande attività di progettazione e naturalmente quella che possiamo vedere attiene a una serie di interventi che il provveditorato ha messo in opera, però diciamo in realtà lì dobbiamo lavorare di più e dipende, adesso la palla è soggetta a tutto, è inutile insomma che vanno nei confronti del governo a chiedere al governo di fare certe cose. Oggi siamo i soggetti attuatori, sono gli enti locali, siamo noi, sono le nostre istituzioni, sono i nostri l'ANAS e tutte insomma i soggetti che devono fare questo lavoro. Per la ricostruzione privata, noi abbiamo uno scatto. Intanto abbiamo fatto un ottimo lavoro, devo dire, per quanto riguarda le aree B e le C, perché sono stati portati a termine veramente 17.000 cantieri, come diceva poco fa nelle relazioni. Questi 17.000 cantieri hanno permesso di rientrare molte persone nelle loro case e quindi il contributo di autonoma sistemazione, come sapete, è diminuito notevolmente. Però sulla ricostruzione privata ci sono degli ostacoli che in qualche maniera la rendono meno funzionale. Questi ostacoli sono stati, dobbiamo dircelo, c'è stata un'attività molto forte tesa a massimizzare in tutti i modi quelli che potevano essere i benefici che potevano venire dalla fase della ricostruzione. Questo sia per quanto riguarda il sistema del prezziario, sia per quanto riguarda il sistema dei progetti. È tutto comprensibile, tutto giustificabile, però ovviamente c'è stata una dialettica molto serrata e molto forte che devo in qualche maniera segnalare un ringraziamento particolare nei confronti dell'ANCE, che prima delle altre si è resa conto che era meglio in qualche maniera iniziare a lavorare piuttosto che fare un'azione volta alla possibilità di ottenere un maggior contributo, un maggior beneficio in termini di prezzi, quando poi diciamocelo che è tondo, io qui lo dico, non sono sempre politicamente corretto, non vorrei e dobbiamo evitare che la ricostruzione pubblica sia per la prima volta nella storia delle ricostruzioni che costi considerevolmente meno della ricostruzione privata. La burocrazia, io accelero perché so che il sottosegretario Letta deve partire, la burocrazia è un problema molto molto serio, è una difficoltà enorme, bisogna trovare un punto di equilibrio tra le due esigenze contrapposte che sono dal lato quello del controllo, che se non ci fosse stato noi avremmo speso molto di più di soldi degli italiani per la ricostruzione, e questo è un dato di fatto, perché purtroppo i progetti che sono arrivati non erano progetti che adesso del controllo in qualche maniera non avevano ragioni per essere in qualche maniera deputati in termini di contributo, ma è anche vero che il sistema che noi abbiamo messo in atto, che abbiamo ereditato, che abbiamo scelto insieme alla Protezione Civile all'inizio, che pure ha avuto grandi risultati in termini di contenimento, deve essere accelerato. E noi lo stiamo accelerando, nel senso che tra breve potremo annunciare, credo la settimana prossima, un accordo con l'Ordine degli Ingegneri, che è già stato tradotto addirittura in atto con le strutture commissariali, e naturalmente anche un miglioramento di quelle che sono le clausole contrattuali del rapporto con Fintech, Naledus e Cinesi. Noi abbiamo la necessità
di avere due soggetti che devono collaborare, sono la filiera pubblica del controllo pubblico, che deve contenere i tempi e dare tempi certi, quello che noi vogliamo, che non ci sia un'interlocuzione sine die tra le filiere, tra la filiera di controllo e quelli che sono i progettisti, bensì bisogna avere un punto certo, trascorso un certo periodo di tempo riconosciuto sufficiente per entrambi, l'istruttoria va chiusa, va riconosciuto un determinato contributo, e questo anche se non ci dovesse essere l'accordo del progettista che presenta, quello è il contributo che viene dato dal pubblico, che è ritenuto sufficiente e remunerativo di quelle che sono le situazioni. Poi se uno vuole fare un progetto diverso, più dispendioso, un progetto, cosa lo finanzieranno? Noi dobbiamo avere un termine certo per quanto riguarda la chiusura dell'istruttoria. Ma d'altro lato l'ordine ingegneri deve impegnarsi a collaborare in questo senso presso i suoi iscritti e ad assicurare un sistema di trasparenza il più possibile su quelle che sono, diciamo così, alcune questioni che stanno ingenerando più di un problema, perché noi come struttura commissariale abbiamo non solo le proteste degli ingegneri, ma anche le proteste dei cittadini che dicono: ma noi vogliamo sapere quanti progetti ha il mio ingegnere, perché se il mio ingegnere ha 200 progetti io non gli vado a dare il 201esimo, perché se gli do il 201esimo probabilmente starò molto tardi. E poi voglio dire, anche il sistema delle proroghe che abbiamo concesso, sia chiaro, c'è stato lì la proroga è un sistema che è una facoltà, non è un obbligo, quindi la proroga, anzi io invito tutti quanti, pur se abbiamo dato una proroga nell'interesse ovviamente dei ritardatari, ma invito a non avvalersene. Se avete i progetti pronti, presentateli, perché prima li presentate, prima avete il contributo, prima avete la possibilità di iniziare i lavori, prima avete la possibilità di ritornare nelle vostre case. Quindi, ho visto questi segnali, sono stati molto positivi, perché adesso abbiamo visto un ritmo di presentazione dei progetti per quanto riguarda le eco di cratere che sono assolutamente ottimi, cioè cominciano a essere interessanti. Piano di ricostruzione del centro storico. Abbiamo chiarito, spero per sempre, che il piano di ricostruzione è uno strumento inserito nella legge, voluto da noi, da me Massimo Cialente, affinché la ricostruzione, che allora temevamo potesse essere governata da un soggetto terzo, quale avrebbe potuto essere lo Stato, e noi invece le comunità locali, abbiamo fatto inserire una norma che diceva: attenzione, i piani di ricostruzione dei centri storici spettano i sindaci. Questa è norma dal giugno del 2009, quando noi in sede di conversione riuscimmo ad attuarne il... E abbiamo già detto che i piani di ricostruzione, lungi dall'essere chissà che cosa, sono uno strumento che permette, come ha riconosciuto il Ministero dell'Economia, anche di ottenere delle provvidenze maggiori, perché si pensò proprio a questo. Dato il valore identitario, il valore, il significato che può avere il centro storico per una comunità aquilana, ma per qualunque altra comunità all'interno del cratere, lo Stato è disponibile a dare una provvidenza maggiore rispetto ad altre situazioni che non hanno questo valore identitario così importante come può avere il centro storico, culturale, storico, identitario. Questo è uno sforzo enorme, ma... ed è la ragione per cui abbiamo fatto le perimetrazioni, è la ragione per cui abbiamo individuato una parte che può essere definita centro storico. Questo è importantissimo. Allora, io credo che abbiamo detto che può essere fatto grazie alla mediazione. Io devo dire che il segretario Letta, insomma, io, come voi sapete, non è che ho una lunga storia politica, ma non mi è mai capitato di vedere un sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri affrontare i problemi non solo dal punto di vista politico, ma dover entrare, partecipare alle riunioni, non solo alle riunioni al massimo livello, ma anche alle riunioni a livello locale. Beh, io devo ringraziarlo, perché questa azione è un'azione che si stava abitando rispetto ad una polemica che diventava sterile: piano di ricostruzione sì, piano di ricostruzione no, Chiodi vuole ritardare la ricostruzione, invece un altro lo vuole accelerare. Nulla di tutto questo. Il piano di ricostruzione è uno strumento per far mettere al governo, come è conosciuto dal Ministero dell'Economia, nell'ultima riunione addirittura voluta dal sottosegretario Letta a Palazzo Chigi, e ha preteso che si facesse un verbale, perché queste cose non rimanessero esclusivamente sulla carta delle intenzioni, bene, dove noi ne abbiamo la possibilità di avere un maggior finanziamento per le nostre ragioni. Che poi io pensi
che un piano di ricostruzione, a prescindere da tutto ciò, andrebbe fatto, ma io penso che da lì emerge la qualità urbanistica, la qualità architettonica, le scelte, la ripresa socio-economica. Quali sono le scelte che una comunità, attraverso il suo sindaco, attraverso il suo consiglio comunale, qual è il futuro disegno della città, le funzioni, come facciamo a diventare un capoluogo? Aquila è un capoluogo, non perché, non solo per un riconoscimento burocratico, deve essere capoluogo perché deve essere in grado di fare una strategia che è in grado di attrarre funzioni e servizi. Questa è l'azione importante. E su questo si può aprire un dibattito, ma il dibattito si apre solamente se c'è un documento, un'idea, una strategia che si offre alla valutazione collettiva e al confronto democratico, dialettico, chiamate come volete, fermo restando che dopo. Questa è un'altra delle questioni sulle quali secondo me bisognerebbe accelerare. Io so che il sottosegretario deve andare, potremmo parlare di tanti altri aspetti, delle macerie. Le macerie vengono proprio sotto il soggetto attuatore, che è il nuovo soggetto attuatore, che ha le idee molto chiare. Abbiamo individuato quelli che sono i tappi, perché ci sono dei tappi in questa attività delle macerie. Bene, questi tappi verranno rimossi molto velocemente e quindi avremo la possibilità di accelerare certe cose. Quello che io, l'unico auspicio che faccio è questo: nel riconoscere l'importanza di questo salone per la ricostruzione e per le cose che sono state dette poco fa da Roberto Di Vincenzo, al quale va tutta la mia, diciamo così, il mio apprezzamento per il lavoro fatto, insieme ovviamente all'ANCE, ma quello che voglio sottolineare è l'importanza dell'ANCE in questi processi che ci occuperanno per da qui a 10 anni. Nessuno faccia credere alle persone, perché gli si crea un'aspettativa che poi diventa un dramma nel momento in cui uno fa pensare un sogno e poi invece si sveglia il giorno dopo e diventa un incubo. Quindi questa ricostruzione durerà 10 anni solamente se saremo tutti bravi. Ma se non dovessimo essere bravi, se dovessimo far prevalere altre logiche conflittuali, di posizione, di rendita, di visione politica di breve termine, a questo punto noi faremmo durare questa ricostruzione per il doppio. Allora abbiamo bisogno di una fortissima sinergia, cosa che non è venuta naturale in questa città. E anzi, questa città non ha avuto la forza, di fronte a un dramma di questo genere, di unirsi come deve fare una comunità nel momento in cui è toccata nella possibilità proprio poi di continuare la propria storia e la propria vita. Adesso queste cose stanno migliorando, e se queste stanno migliorando è per il buon senso un po' di tutti, a cominciare dal governo tramite il sottosegretario Letta, dell'ANCE, dei vari soggetti attuatori, Provveditorato, Gran Sasso Acque, i sindaci, soprattutto i sindaci del cratere, che stanno facendo un lavoro straordinario, difficile, il commissario Marchetti, e siccome si dice sempre che gli eccellenti litighiamo, invece no, anche con eccellenti, che poi si litighi su delle questioni marginali. Io capisco, il sindaco è soggetto a centinaia di migliaia di pressioni, le più disparate, l'ultima quella della Campomizzi, dove persone che hanno perso il diritto sulla base delle normative attuali, ma non è tanto quello il problema, è che ci sono altre persone che hanno diritto, e quindi se una persona che non ha diritto chiede di mantenere un privilegio, non stiamo facendo una cosa buona nei confronti di quella persona, ma stiamo facendo un grave danno nei confronti di coloro che ne avrebbero diritto e che non possono accedere, perché quelle persone che non ne hanno diritto non rimuovono la situazione di non legalità. Detto questo, signori, io faccio i migliori auguri a tutti noi. Ringrazio i miei collaboratori, che definire collaboratori è un po', direi, riduttivo, cioè Antonio Cicchetti, Gaetano Fontana, tutti coloro, il Roberto Pellullà, che fanno un lavoro difficilissimo e straordinario, e mi auguro che questa comunità sappia dimostrare di essere all'altezza. Il governo ci ha messo soldi a disposizione, ha messo soprattutto una persona straordinaria, che il presidente del Consiglio Berlusconi mi disse, senza ombra di dubbio, mi disse anche prima del comizio, che era il vero presidente del Consiglio dei Ministri per gli affari interni, dicendo ovviamente volendo magnificare e rendere pubblica quella che era
noi abbiamo un governo che ha messo a disposizione i soldi e ha messo il suo uomo più rappresentativo a giocarsi questa partita. Se non saremo in grado, se non saremo in grado di essere degni di questa attenzione particolare, a questo punto la comunità avrà dimostrato di non essere una comunità. E se non c'è una comunità, non c'è nessuna ricostruzione. Puoi fare qualunque legge, puoi fare qualunque decreto, ma la ricostruzione non c'è. O se ci dovesse essere, ci sarà più a lungo e sarà meno, non di qualità come noi ci aspetteremo. Ecco perché è importante che noi si dia la prova, Regione Abruzzo, Comune dell'Aquila, Provincia dell'Aquila, tutti i soggetti attuatori, di essere sindaci, di essere una vera e propria comunità. I tempi nuovi sono arrivati, perché sono arrivati, certe incomprensioni sono finite, e se dovessero essere quelle che ci dovessero essere ancora, sono marginali rispetto alla grande volontà invece che c'è di procedere all'attività di ricostruzione. Tanti auguri a tutti e soprattutto grazie per questo. Io vi confesso che, ecco, a questo punto sono davvero molto molto curioso.